Signore e signori, buonasera e benvenuti al 19° appuntamento stagionale con Sottorete, il rotocalco settimanale che TEF Channel dedica alla CSFT Perugia. Perugia chiude la serie degli scontri diretti e inizia domani sera la volata in 5 tappe che porterà alla definizione della griglia dei playoff scudetto. Passato recente e futuro più prossimo sono dunque gli argomenti di questo appuntamento di cui parleremo in compagnia di Simone Camardese, responsabile della comunicazione della CSFT Perugia. Buonasera Marco, buonasera a tutti. E naturalmente con Daniele Sborzacchi, giornalista del Corriere dello Sport. Ciao, buonasera. Abbiamo quindi l'onore per la prima volta in questa stagione di avere qui accanto a noi Simone Camardese, al cui lavoro attingiamo quotidianamente e ovviamente buona parte della documentazione che compone, insomma, il canovaccio della nostra puntata arriva dal suo lavoro. Dobbiamo rendergli subito omaggio andando a ripescare una vecchia foto, ma poi non vecchissima, che lo riguarda, e è questa qui. Ci mostra due grandi palleggiatori, ma soprattutto ci mostra il momento in cui Simone nel 2014 ha ricevuto il pallone d'oro come miglior ufficio stampa della Serie A. Sì, sì, un palleggiatore molto forte, l'altro è De Giorgi ovviamente. No, a parte gli scherzi, sì, un momento molto bello, insomma, un grande piacere per chi fa questo lavoro, insomma, veder riconosciuto con questo bellissimo premio, insomma, che è dedicato a un grande giornalista scomparso. Vedere riconosciuto il proprio lavoro, insomma, è sempre un piacere, anche perché il voto viene dato da tutti gli altri giornalisti nazionali, insomma, quindi bellissimo ricordo. E sulla scia di quel successo Simone ha continuato e continua a fare un fantastico lavoro. Ripartiamo dal match giocato mercoledì scorso a raccontare questo ultimo scorcio di stagione della SIR Palgamo, della trasferta di Belgorod. Daniele, un successo quello conquistato in Russia che ha blindato il passaggio del turno per quello che riguarda i primi due posti nel girone e della Champions League. Sì, al di là di questo elemento molto importante, sicuramente spicca il fatto di vincere su un campo molto difficile, al cospetto di una formazione dalle nobilissime tradizioni che schiera dei giocatori di assoluto talento, quindi per quella costruzione di una mentalità così vincente anche sul proscenio europeo, dico che queste sono tappe veramente fondamentali perché ti danno una consapevolezza in più e la capacità anche di fronteggiare i colossi europei con grandissimo entusiasmo e qualità. Davvero un esame di laurea, Simone, giocare e vincere a Belgorod per una SIR guidata, per rimanere in tema di palleggiatori, da uno straordinario Lucio De Cecco. Sì, una bellissima vittoria, come diceva Daniele, un campo molto difficile, insomma, storicamente Belgorod è sempre stata ostica per chiunque ci andasse a giocare, una vittoria anche magari un pochino stretta, insomma, se consideriamo le occasioni sprecate nel terzo set con 3 set point consecutivi annullati da un grande Tetiukin, insomma, ricordiamoci che abbiamo giocato contro dei giocatori che, insomma, hanno fatto e continuano a fare la storia della pallavolo, non soltanto russa, anche un po' a livello mondiale. Io credo che 6 Olimpiadi siano un record difficilmente raggiungibile, insomma, per uno sportivo. E detto questo, bella reazione nel quarto set, bella prova nel tie break di maturità, e sicuramente da questo punto di vista vincere in campo europeo per una squadra che ovviamente è relativamente molto giovane, specialmente in ambito internazionale, è molto importante. Insomma, abbiamo un appuntamento a fine aprile piuttosto importante, piuttosto delicato, insomma, da affrontare, e arrivarci con questo storico sicuramente ci aiuta. La classifica della pool è Perugia 10, Belgorod 7, Roseler 7, Ankara a 0, la formazione su cui è entrato in corsa Boban Kovac. Questa classifica, Daniele, ci dice che questo, come dalle previsioni della vigilia, era ed è il girone più equilibrato di questa, sì, Champions. Sì, assolutamente, stanno facendo un bel girone anche i belgi del Roseler, che storicamente sono comunque una formazione abituata a questo proscenio, abituata a rendere la vita difficile a qualsiasi avversario. Ce l'aspettavamo questo equilibrio. Devo dire che Perugia ha affrontato questa prima parte veramente con lo spirito giusto, insomma, al di là dell'aspetto tecnico, anche con la mentalità, insomma, giusta. Adesso andremo a vedere le prime immagini di questa puntata, perché voltiamo ovviamente pagina, gli appuntamenti in questo scorcio della stagione sono fittissimi, e dopo il successo di Belgorod, come ci insegna Simone,
La pallavolo l'ha giocata, lo sport non è scienza, non è matematica, non è facile ripetere certe prestazioni a distanza di poco tempo, considerando anche un viaggio importante come quello di andata e ritorno in Russia, e infatti Perugia non è riuscita a bissare la bella prestazione di Belgorod in casa contro Civitanova. Beh no, decisamente no, insomma la prestazione è stata sicuramente inferiore a quella di Belgorod. Per una serie di motivazioni, io la prima che metto è sicuramente la grande prova della Lube, assolutamente, che va rimarcata insomma per onestà, perché altrimenti non saremmo onesti in un racconto della partita. La Lube in questo momento sta giocando una pallavolo di altissimo livello, continua, pochissimi errori, molto compatti in difesa con l'innesto di Grebennikov come libero, ovviamente hanno guadagnato tantissimo. E hanno due giocatori su tutti, che sono stati Guantaregna e Sokolov, che stanno in un momento di forma massimo, direi. Complimenti davvero, insomma non serviva la partita dell'altro giorno per capirlo, insomma vengono da una grande vittoria in Coppa Italia, da una grande vittoria doppia con il Resovia, quindi non con l'ultima arrivata in Champions League. Sicuramente in questo momento sono la squadra più in forma in Italia e non solo, credo. Daniele, quanto ha pesato nell'economia di questa partita l'esito del primo set? Moltissimo, perché Perugia non ha saputo approfittare di alcune situazioni che potevano incanalare la contesa su ben altri binari, e prestando un po' il fianco all'inizio vittorioso nel parziale della Lube, poi non trovando l'incisività in battuta che quando fronteggia avversari del tuo livello è fondamentale, e questo aspetto ne ha messi in evidenza molti altri totalmente negativi, soprattutto la mancanza di equilibrio e ricezione, che purtroppo poiché non ha costante in questa prima parte di stagione. Perugia su 23 partite ha subito 141 e ha commesso 141 errori, ho subito 141 punti insomma dalla ricezione diretta, che fanno un dato sicuramente preoccupante, una media di 7 errori a partita. È chiaro che l'ultima partita da questo punto di vista tende un po' ad esasperare questo dato, perché gli errori sono stati addirittura 16, però direi che in un contesto generale di andamento di questa prima stagione è un dato sul quale bisogna un po' riflettere, perché sicuramente la ricezione ha sofferto e continua a soffrire molto. Poi come dicevamo, la battuta è fondamentale. È una squadra che non fa ace al cospetto di una grande formazione, sicuramente parte nettamente svantaggiata, si è visto. Dal punto di vista ambientale invece, Simone, ci è piaciuta una dichiarazione di fine partita di Blengini, che ha sottolineato come non era facile riuscire a stare sul pezzo in un campo fantastico come il Palo Evangelisti, pieno e rumoroso come domenica scorsa. Sono d'accordo, questo aumenta i meriti di Civitanova, perché in effetti l'ambiente era bellissimo, insomma il palazzetto, il Palo Evangelisti, quando per queste occasioni ha pochi rivali, non soltanto in Italia. Ci hanno provato, no? I sirmanesi, tutto il pubblico, la spinta ai nostri ragazzi. Il terzo set probabilmente ci aveva fatto sperare poi alla fine in un epilogo diverso, però ripeto, la Lube non si è scomposta nonostante il parziale perso, sono ripartiti a mille. Guantoregna ha chiuso, se non mi sbaglio, col 75% in attacco, che per un attaccante di palla alta è un numero mostruoso, è il termine sì. Giusto. E quindi niente, neanche la spinta del Palo Evangelisti purtroppo è servita, ci servirà sicuramente questa partita come lezione. Adesso si dice sempre così quando si perde, però in realtà è vero, ci servirà come lezione, ci servirà per prendere la spinta anche dal punto di vista emotivo in vista dei playoff, che poi sono, lo sappiamo tutti, il vero campionato. Tante cose interessanti in questa partita, abbiamo visto anche il primo rosso combinato nel terzo set dal primo arbitro Gianni Baltolini di Firenze. Come sempre al Palo Evangelisti per noi c'era Elena Ballarani. Tante interviste realizzate a fine match, le prime che vi proponiamo sono con Lollo Bernardi ed il presidente Gino Sirci. Cosa non ha funzionato questa sera? Ma oddio, adesso sai cosa non ha funzionato? Parecchie cose, penso che non sono andate bene. Avevamo iniziato bene, eravamo riusciti a metterli in difficoltà, abbiamo sprecato qualche pallone di troppo il primo set, dopo l'abbiamo subito dal punto di vista mentale,
siamo crollati dal punto di vista dell'attacco, la battuta, non siamo mai riusciti ad avere delle serie importanti da battitori che solitamente per noi devono produrre molto in quel fondamentale lì, quindi diciamo che oggi si è un po' sommato un po' tutto in maniera non negativa. A sprazzi abbiamo giocato anche bene, però sicuramente non è stato sufficiente. Si torna subito al lavoro mercoledì, una nuova trasferta abbastanza lunga a Molfi. Ma non solamente lunga, anche molto impegnativa. Un bruttissimo campo, quindi è una trasferta molto temibile che dobbiamo assolutamente cercare di affrontarla nel modo migliore, sia dal punto di vista tecnico-tattico, sia soprattutto dal punto di vista emozionale e caratteriale. Questa sera un palazzetto meraviglioso che ha regalato grandi emozioni, non è bastato però a sostenere questa squadra, insomma la capolista ha dimostrato la sua forza. Sì, hanno giocato molto bene, abbiamo cercato di giocare alla pari il primo set, poi abbiamo scherzato con loro, non siamo stati cinici e cattivi a volerla chiudere, poi è successo che l'hanno chiusa loro su un errore nostro e quindi poi siamo andati giù di testa, non abbiamo creduto in noi stessi, abbiamo avuto qualche sospetto che potevamo perdere quella partita e questo sospetto è cominciato diciamo a non darci quelle certezze che devi avere quando giochi con un'altra squadra. Quando giochi con un'altra squadra che devi vincere, tu devi essere convinto che vinci e quindi allora ti va diretto, va dritto il braccio, va dritta la mente, sei diciamo, quadrato, capito? E quando invece ti prende qualche piccolo sospetto perché hai perso il primo set, hai qualche dubbio che magari questa partita potresti perderla e questo set successivo potresti perderlo. Questo è successo a noi e quindi eravamo completamente svuotati nel secondo set e da lì poi non abbiamo avuto più bene, perché poi quel dubbio non è diventato un dubbio, è diventato una grande paura e ci hanno fatto neri, dobbiamo dire questo. E comunque questa non è la vera Perugia, secondo me ecco la partita di Belgorod, della gioia di Belgorod ci ha dato un po' di come si dice, un po' di appagamento e io penso che questa partita ci potrà insegnare ecco, a fare, ci potrà dire qualcosa secondo me, perché si è giocato molto male un po' tutti quanti, i nostri diciamo super campioni non si sono visti, speriamo ecco, li aspettiamo per il prossimo futuro, perché non è possibile che questa squadra gioca così ecco. Sicuramente dovremo ripensare ecco, un po' ecco, quello che è, quindi la squadra dovrà esprimersi in modo molto diverso, perché ecco, Macerata sarà troppo superiore oggi. Un presidente Sirci, Simone, che ha posto l'accento sugli aspetti mentali, tu che sei stato anche un ex grande giocatore, quanto conta la testa? Com'è possibile, per esempio, o che cosa succede nella testa di un giocatore? Abbiamo visto e analizzato due partite molto differenti e due reazioni differenti. Dopo il terzo set di Belgorod, un grande quarto set, dopo il primo persa i vantaggi contro Civitanova, invece qualcosa si spegne. Sì, beh, la mente umana è sempre un grande mistero. Sicuramente a pallavolo l'aspetto mentale ha grande importanza. Ha grande importanza a noi perdere il primo set in quel modo, non tanto per il punteggio quanto per le occasioni che abbiamo avuto per chiuderlo. Diceva bene prima Lorenzo Bernardi, abbiamo avuto diverse occasioni, non soltanto alcuni contrattacchi in mano, anche alcune difese diciamo così relativamente semplici, non portate bene, subendo un paio di punti diciamo così un po' sporchi tra virgolette, quello, perdere quel set ci ha pesato molto. Poi ovviamente è anche vero che insomma se era 1-0 non bisogna come dire tra virgolette mollare in quel modo, questo senza dubbio. La squadra ovviamente ha dato tutto quello che aveva, sicuramente poteva fare di più, questo è fuori di dubbio. Insomma i numeri di fine partita sono abbastanza evidenti, quello che diceva Lorenzo Bernardi prima sul secondo set è un dato
oggettivo, insomma, incontrovertibile. Insomma, abbiamo fatto 10 punti di cui 8 errori in battuta di Civitanova, quindi abbiamo fatto 2 punti in un set con il 12% in attacco. Ci sta, ormai è passato, lo accantoniamo, però è chiaro che non, con questi numeri non si può vincere. Fra qualche istante andremo invece a commentare con Daniele le prossime due interviste, quelle con Simone Buti ed Emanuele Birarelli. Io penso che stasera è stata un po' una partita un po' strana, perché primo set abbiamo visto due squadre che si sono affrontate a viso aperto, giocando una ottima pallavolo entrambe, e poi secondo me il fatto di averlo perso ai vantaggi 32-30, con magari un paio di difese che si potevano fare e quindi chiudere il set, ci ha sicuramente pesato. E il set dopo, insomma, siamo un po' partiti un po' così. Loro sono partiti forti e noi ci siamo spenti. Vabbè, rimane l'amaro in bocca, però insomma, guardiamo avanti. Come si riparte? Bella domanda. Si riparte allenandoci già da domani qua al palazzetto. Era una partita importante, sì, però insomma la strada è ancora lunga, quindi insomma non facciamo drammi. Può aver inciso anche la lunga trasferta dalla quale siete reduci? Ma sicuramente sì, perché comunque siamo partiti domenica sera e siamo rientrati giovedì sera, quindi è stato un viaggio, due viaggi estenuanti, però non penso, insomma, non cerchiamo alibi, perché insomma le partite, le trasferte le fanno tutti. E poi come siamo partiti il primo set ha dimostrato che comunque eravamo in palla, c'eravamo, quindi direi di no. Però insomma sicuramente un po' alla lunga ha inciso anche quello. Beh, loro sono forti e sicuramente hanno meritato di vincere, non c'è niente da dire. Noi insomma sapevamo di giocare contro una squadra che soprattutto quando va avanti nel punteggio veramente irresistibile in questo momento, però potevamo fare meglio. Abbiamo avuto la nostra chance nel primo set, era un set da vincere sicuramente, e lì insomma si vede che la solidità che abbiamo, la sicurezza delle cose che facciamo in mezzo al campo, e forse lì ancora ci manca qualcosa e insomma c'è da lavorare. Cosa è mancato? Ci sono stati molti errori questa sera da parte vostra. Ma beh, allora, gli errori, sicuramente tanti di questi errori sono arrivati in battuta, ed è chiaro che una squadra così forte in attacco come Macerata era da aggredire in battuta, era nel piano partita. È chiaro che poi da fuori si vedono tanti errori ed è giusto non farli, però la soluzione B, che è quella di buttare la palla di là, sicuramente anche quella non funziona. Insomma, dobbiamo lavorare anche in questo fondamentale un po' meglio, e ecco, magari per contenere il numero degli errori ragionare un po' più di squadra. Invece insomma ci provavamo a turno un po' in modo slegato, ecco. Mercoledì si gioca di nuovo, quale occasione migliore per cercare un pronto riscatto? È un campo non facile però. Sì, campo difficile, Molfetta in casa sempre forti, con un gran pubblico, palazzetto piccolo, noi dobbiamo essere bravi a resettare, insomma accettare anche in un certo senso questa sconfitta contro una squadra molto forte che in questo momento forse ci è sopra in qualcosa. Adesso invece arriva una serie di partite che insomma dobbiamo vincere, e quindi c'è da interpretarla nel modo giusto e con la sicurezza necessaria. Abbiamo visto in queste ultime immagini un attacco di Berger, Daniele, non possiamo dire che Lollo non le abbia provate tutte, fra virgolette, sì. Dando fondo alle risorse della panchina come sempre. Sì, sì, ma il problema in questa partita, come diceva anche Simone, è ben presto è scopribile, ovvero Civitanova ha giocato una pallavolo sempre fluida, basata sulle certezze che in questo momento, e sottolineo in questo momento, la rendono sicuramente una spanna superiore agli altri in tutti i fondamentali, a partire dalla battuta alla ricezione, che con Kovar ha trovato maggiore stabilità oltre a Grebenikov. Non dimentichiamoci che poi i numeri sono importanti, questa squadra tra l'altro ha giocato in parte anche senza un fenomeno tra virgolette come Grebenikov, quindi avvalora ancora di più insomma questo grandissimo stato di forma. La capacità e la classe dei grandi giocatori mi fanno pensare che Perugia è una squadra in grado di cambiare subito registro, perché lo ha dimostrato in più di una circostanza, quindi mi aspetto globalmente dal punto di vista dell'intensità di gioco una pronta reazione insomma che faccia capire che è stata soltanto una serata storta. E a proposito di fenomeni, uno lo andiamo ad ascoltare subito, è naturalmente Osmani Quantorena. Complimenti, campioni d'Italia, e siete venuti ad espugnare il Palo Evangelisti. Che Sir hai trovato e come valuti questa partita?
Ma una grandissima partita, perché abbiamo giocato contro una squadra veramente forte, però in questo momento noi stiamo giocando bene, veniamo ad un bel momento e alla fine avete visto, abbiamo vinto 3 punti, importante per noi. Ma detto questo, piedi per terra, perché ancora è lunga e lo so che alla fine la Sir verrà fuori. Una domanda personale per te, tu sei nel cuore dei tifosi perugini, come ti senti, come ti sei sentito questa sera davanti a questo spettacolo? Oh, è bellissimo perché un palazzetto così caldo sembrava una finale scudetto, quindi è bello per il movimento della pallavolo, per tutti, penso che questo movimento deve essere un esempio, questo palazzetto, per le altre installazioni, perché è veramente bello giocare qua. Bene, abbiamo ascoltato anche la voce di Osmani, come abbiamo detto Simone, un fenomeno assoluto in questa gara, ma in tutto l'arco di questa stagione, la scia lunga dell'anno olimpico continua in maniera positiva anche per lui. Sì, direi in tutto l'arco di una carriera, ecco, insomma, assolutamente. Sono diversi anni che Guanto Regna, insomma, è ai massimi livelli, l'altra sera l'ho confermato, ho semplicemente confermato un giocatore che ha delle qualità fisiche sotto gli occhi di tutti, ovviamente, una elasticità nel salto e nella rincorsa impressionante, esperienza, colpi, sa giocare bene sulle mani alte, ha risolto diverse situazioni di palla alta con muro piazzato da grande campione, e quelli soprattutto sono i punti che fanno la differenza. No, io ho in mente nel quarto set, dopo che abbiamo vinto il terzo, 3-4 suoi punti consecutivi, di cui 3 sì, complicatissimi, che hanno dato lo strappo determinante del set. Poi lui si è, da grande campione, si è rimesso nei ranghi dopo aver fatto la differenza, si è rimesso nei ranghi e il resto della squadra ha terminato l'opera. Però quelli sono i momenti in cui il grande campione esce con un ace, con un colpo difficile, con un muro piazzato, e quelli sono momenti che gasano tutta la squadra e che gettano nello sconforto gli avversari. Assolutamente. Su questo Osmani è obiettivamente di un'altra categoria. Estremamente frustrante, Daniele, quel momento per i tifosi perugini. Sì, assolutamente. Tra l'altro, parlando di Guanto Regna, mi viene sempre in mente un dato straordinario che si fa anche fatica a commentare, nel senso che quando Dore Della Lunga ci parlava, il suo ex compagno, che solitamente si chiude una stagione, grande atleta, chiude una stagione imbattuta con un ace per ogni 3 errori, e ci disse che in una stagione Guanto Regna finì la stagione con qualcosa come 66 ace e 50 errori, cioè questo per fotografare le potenzialità di un giocatore che, come ha detto Simone, è veramente straordinario, è capace in determinate situazioni di caricarsi la squadra sulle spalle e al tempo stesso di mettersi umilmente al servizio, magari anche in seconda linea, per costruire una vittoria, insomma. Le voci dei Sir Maniaci, come sempre a Sottorrente, raccolte come sempre da Elena Ballarani. Questa sera non è un modo di dire, ma il vero vincitore è stata la curva dei Sir Maniaci. Avete regalato uno spettacolo di emozioni. Come è nata questa idea? Beh, diciamo che le idee nascono un po' in generale, sì. Poi c'è sempre qualcuno che ha un'idea in più e si mette in pratica. Quindi, diciamo, tutto sommato è una cosa bella. Tutto questo però non è bastato, questa sera questo sostegno non è bastato. No, decisamente. Poteva andare meglio, dai, ci rifaremo la prossima volta. Come si riparte da una sconfitta, moralmente e psicologicamente? Con grinta, cioè bisogna metterci il cuore, l'anima e tutto. Con tutto quanto grintosi. Ricominciare da zero, come se fosse la prima partita, la prossima. E così deve essere la pallavolo, così deve essere l'armonia fra tutti quanti, diciamo, ecco. Pubblico caldissimo come sempre domenica scorsa al Pale Evangelisti. Ringraziamo Elena e Lidia che ci hanno raccontato le loro emozioni a fine partita. Noi chiudiamo il quadro su questa giornata numero 21 andando a vedere con la grafica tutti i risultati
maturati domenica scorsa a partire dal 3-0 della Calcedonia Verona sull'Asimut Modena, che è costato la panchina a Roberto Piazza, in questo momento sostituito dal suo vice Tubertini. Dunque questi risultati: Verona-Modena 3-0, il 3-1 della Lube a Perugia, lo 0-3 di Trento a Milano, il 3-1 di Sora su Molfetta, la vittoria al tie-break di Vibo su Padova, il 3-1 di Ravenna su Monza, prossimo avversario in casa della Sir, e infine la vittoria al tie-break di Piacenza a Latina. Per una classifica che vede allungare la Lube Civitanova con 56 punti, sempre più primato solitario per la formazione di Lorenzo Blengini. La Diatec Trentino scavalca Perugia con 50 punti, sale al secondo posto, rimane a 47 la Sir Safety Conad, e poi a seguire Modena 45, Verona 43, Piacenza 34, Monza 31, Vibo 26, Ravenna 23, Molfetta 22, 20 punti per Latina, 16 per Sora, Padova 15 e Milano a 13. Forse è chiusa, Simone, la questione legata al primo posto, anche se non ovviamente dal punto di vista matematico, ma certamente il secondo si può ancora riprendere. Sì, diciamo che da un punto di vista matematico no, ma visto come sta giocando, 5 giornate dalla fine, mi sembra difficile che Civitanova possa perdere, insomma, la testa della classifica, che ricordiamo, perché sembra sempre che non serva a niente, ma assicura il diritto a partecipare alla Champions League anche per il prossimo anno, oltre al vantaggio, diciamo, del fattore campo nei playoff. Per il resto la lotta è molto aperta per un motivo molto semplice, perché noi abbiamo ancora Verona in casa, che sarà l'ultima giornata di campionato, era la penultima, poi con lo spostamento dell'ultima giornata è diventata di fatto l'ultima, la nostra in casa con Verona. Tutte le altre devono ancora giocare tutte contro tutte. Civitanova a Verona, Trento e Modena ancora sul suo cammino. Trento idem con patate, Modena idem con patate, e quindi tutto può succedere. Ovviamente non siamo più legati soltanto ai nostri risultati per raggiungere un secondo posto, che sarebbe secondo me in questo momento ottimale per la griglia playoff. Certo. Non dipende solo da noi, perché siamo dipendenti anche dagli altri risultati, però secondo me facendo ovviamente un ottimo finale di stagione, ne abbiamo le possibilità ovviamente, il secondo posto è un obiettivo possibile e dobbiamo tenderci ovviamente. Daniele, salta una panchina eccellente, anche sì. L'Asimut Modena fa questa scelta con evidente rammarico, come ricordava la presidente Pedrini. Ma non c'è stato, direi, feeling da subito, caro Marco. È chiaro che la sostituzione di due elementi del calibro di Bruno e Lucas, perdita di una nazionale campione olimpica, sicuramente non è facile, con tutto il rispetto per Orduña e Leroux, che sono comunque dei giocatori di grandissimo livello, soprattutto Leroux, sottolineerei. Quindi le attese sono un po'... non hanno rispettato, insomma, quello che si è visto sul campo, però se per certi versi era un po' nell'aria nell'ultimo giorno, questo testimonia un po' la difficoltà di una squadra che comunque non ha saputo sostituire per certi versi due grandi campioni, anche se, sottolineo ancora una volta, è sicuramente difficilissimo, perché parliamo di due campionissimi. Chiaro che con elementi, mi viene in mente anche Petric che non ha il meglio della condizione per determinate situazioni, ha subito anche delle sconfitte, mi torna in mente Molfetta ad esempio, contro squadre un po' sulla carta abbordabile, quindi sicuramente queste sono le valutazioni che più di ogni altro hanno portato un po' la dirigenza a cambiare allenatore. Non sono finiti i contributi di Sottorete, c'è un altro che abbiamo preparato per Simone, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ne approfitto per farti un saluto, siamo in trasferta, ci siamo fermati a pranzo e niente, ci tenevo a farti un saluto perché sono due momenti che mi ricordo di te, di quando noi giocavamo insieme. Uno è stata la prima volta che sono stato convocato agli universitari, dove tu mi alzavi ed era ad Aquila. L'altro momento è stato quando siamo andati a mangiare a casa dei genitori della tua ragazza, gli arancini giù a Catania. Un abbraccio, un bacione, a presto. Frammenti di una... Trasporto e cucina qui, insomma. Di una carriera... La cucina con me non manca mai.
Frammenti, grazie ad Alessandro Franceschini, di una carriera leggendaria, quella di Simone Camardese. 6 promozioni, 2 dalla B2 alla B1 e 4 dalla C alla B2, quest'ultima in particolare con Cus Perugia, Spoleto, Todi e Chiusi. Pallavolo, come ci ricordava Alessandro, e anche amicizia e stare insieme sono un po' i fili conduttori della tua carriera. Sì, assolutamente. Insomma, intanto Alessandro ha dimenticato un altro aneddoto che non posso svelare perché se no mi leva l'amicizia, ma insomma Alessandro era un bambino quando è venuto a giocare la prima volta agli universitari con noi, già saltava tantissimo in realtà. Insomma, sono tutti sì, bei ricordi. Insomma, adesso carriera è un termine eccessivo, però insomma la pallavolo per me è sempre stata un posto dove stavo bene, una scuola di vita. Penso che il 95% delle persone che conosco siano orbitanti o abbiano orbitato in questo mondo, quindi è un piacere per me essere sempre parte, anche se in un altro ruolo, insomma anche ora di questo bellissimo mondo pulito, bello che è la pallavolo. E c'è una foto che in qualche modo ti riguarda e che riguarda la storia della pallavolo perugina con i suoi tanti fili. È una foto di una vecchia squadra della RPA, parliamo di settore giovanile. Riconosco qualcuno. Con un numero 2 che ci pare di conoscere, sembrerebbe Zaitsev. E c'è anche un signore con la maglietta bianca e blu che è Cristiano Camardese, che era l'allenatore di quella squadra. Una carriera, quella di tuo fratello Cristiano, che come allenatore ha iniziato in una maniera anche un po' particolare. Ha iniziato facendo allenatore e giocatore ad Acquasparta, poi in un momento in cui sembrava che ci fosse una sorta di migrazione da Acquasparta verso Todi, tutti i giocatori più forti di Acquasparta andavano a Todi, ma lui che aspettava la chiamata in realtà fu rimpiazzato, fra virgolette, da te, che andasti a giocare a Todi come palleggiatore. Lui andò a Marciano e iniziò davvero la sua carriera di allenatore. Quindi mi deve ringraziare, insomma, Cristiano. Sì, in questa foto c'è anche un altro ex nostro giocatore, cioè, mi sembra il libero era Filippo Pochini, se non sbaglio. Esatto. Che ha giocato con noi 3 anni fa, se non sbaglio, in Serie A1. Tra l'altro è stato anche mio compagno per qualche mese a Chiusi. Sì, Cristiano mi deve ringraziare perché grazie a me è diventato allenatore. E non è il solo, io ho anche un altro scalpo eccellente, insomma, nella pallavolo femminile, sai, che poi è sempre in famiglia, che è quello di Mauro Chiappafreddo, che iniziò ad allenare proprio il primo anno, allenò me a Spoleto, se non ricordo male. Quindi diciamo che porto fortuna da questo punto di vista. Insomma, chi vuole diventare allenatore, oddio, ormai ho smesso di giocare, quindi non sarò più questo talismano. Però sì, questa foto, a parte le battute, dimostra che la pallavolo ha sempre fatto parte, insomma, della nostra famiglia da quando siamo piccoli. Insomma, io ho iniziato a giocare a 5 anni. Appunto, sto cercando di smettere di intrecci e fatico, però insomma. Racconta proprio Cristiano, però, che a 5 anni ha iniziato seguendo lui, che giocava già sì, la sua squadra. Ho iniziato perché mi scocciava che lui andava a allenare, io no. Quindi, come tutti i secondi figli, ero abbastanza impertinente, forse lo sono anche adesso. E quindi ho costretto mamma e papà a portarmi anche a me in palestra. Quanti intrecci, è bello vedere che ci si rincontra sempre, insomma, tra pallavolo maschile e femminile, insomma, i volti in un modo o nell'altro si incontrano sempre. Sì. Ma a 19 anni eri una testa un po' calda, ci raccontano di un litigio con coach Mencarelli che ti ha costato il posto proprio a favore di Cristiano, col Celletti Terni. Le due fonti sono assolutamente inattendibili. No, non è vero. Ero giovane, insomma. Diciamo che la ricezione doveva essere perfetta, perché sai, andare in giro per il campo. Penso che sotto questo aspetto non sono neanche migliorato molto, perché anche gli ultimi anni che giocavo ero sempre terribile con compagni e allenatori, insomma. Però ho sempre dato il massimo, insomma. Lo dico sempre che ero il quintale più agile del centro Italia, quindi sorridendo, insomma, ecco. Sono comunque bei ricordi, belle esperienze, me la ricordo quella di Terni. Diciamo, in questo battibecco effettivamente c'è stato. Allora, forse erano abbastanza buone anche le nostre fonti. Sì. Simone Camardese, Cristiano e poi Letizia Chiappafreddo e Mauro Chiappafreddo, un filo rosso che lega 4 personaggi che hanno fatto un po' la storia, una generazione di fenomeni in salsa rossoverde, possiamo dire. Ma di fenomeni probabilmente no, una generazione di gente come era Terni una ventina di anni fa che si è appassionata a questo sport,
tra parentesi, tanta gente di Terni viene a vedere le partite della Sir, questo insomma un po' dimostra, no, anche l'ambiente che si respira nella pallavolo. C'è tanta gente di Terni che viene al palazzetto, che mi chiama con piacere. Insomma, questo è soltanto l'ennesima dimostrazione del bello di questo sport, senza campanilismi, senza problemi, insomma, di sorta, ecco. Il prossimo turno lo andiamo a vedere con la grafica, le partite di domani sera che vedranno scendere in campo queste squadre con questi accoppiamenti: Gruppo Monza Azimut Modena, Xprima Molfetta Sirza Feticonad Perugia, Diatec Trentino Calcedonia Verona, Biosindex Asora Top Volley Latina, Lube Civitanova Bunge Ravenna, Chione Padova Revivre Milano ed LPR Piacenza Turno Callipo Calabria Vibo Valencia. Domenica prossima si gioca invece all'Evangelisti e l'avversario della SIR è la G Group Monza, un avversario che riporta all'Evangelisti Daniele due ex perugini, tra l'altro, come From e Beretta. Sì, e penso che anche nel turno infrasettimanale prima Modena avrà il suo bel da fare contro una formazione che, se in serata, può mettere in difficoltà qualsiasi avversario perché ne ha le individualità. Ma al di là di questo, Perugia deve subito riprendere la marcia, dimostrando, insomma, di chiudere in fretta e furia una pagina storta e rimandando un messaggio importante al campionato, ovvero caccia al secondo posto, se in questo momento la Lube si sta esprimendo ad altri livelli. Molfetta invece, Simone, campo tradizionalmente ostico, ma soprattutto avversario ostico, l'abbiamo visto in casa nella gara di andata. Sì, finisco il discorso iniziato benissimo da Daniele. Innanzitutto Monza, che ha da poco acquistato un altro grande campione, giusto. Insomma, ovviamente magari non più il fenomeno di qualche anno fa, ma Vissotto, che l'opposto brasiliano. Quando che la ancora palla scotta, sicuramente. Esattamente, sicuramente è un valore aggiunto. Di questa giornata mi incuriosisce molto Trento-Verona, perché Verona, da quando Nicola Gerbic è entrata alla guida, se non sbaglio, non ha perso più una partita. Sei vittorie consecutive. Sì. Sei vittorie consecutive, ma soprattutto grandissimo gioco. È una squadra che i giocatori li ha, senza dubbio. Evidentemente Nicola è riuscito a farli rendere al massimo. La nostra trasferta è molto difficile. Proprio ieri, insomma, scartabellando nei numeri del campionato, Molfetta ha la classifica che ha, ma in casa ha vinto 3-1 con Modena, ha vinto 3-0 con Verona, ha perso 3-2 con Piacenza e ha perso 3-2 con Trento. Io ci andrei con i piedi assolutamente di piombo, perché hanno dimostrato che in casa sono capaci di giocarsi alla pari con le big del campionato. Questo è poco ma è sicuro. Insomma, i numeri in questo caso non mentono, il Palapoli si incendia, insomma, specialmente per queste partite. I biglietti sono finiti, credo, 15 giorni fa. Insomma, le notizie che mi arrivano da giù è che arriveranno da tutta la Puglia per vedere questa partita. Hanno un giocatore come Sabbi, lo abbiamo visto all'andata, ma lo ha fatto tante volte in questa stagione, che è capace da solo di, non voglio dire di vincere le partite, ma sicuramente di metterci un bel 60-70%. Hanno una squadra giovane che quindi, in una situazione ambientale favorevole, può aggasarsi, e soprattutto noi veniamo da un brutto stop, quindi è vero che ci aspettiamo tutti, ce lo auguriamo ovviamente, una pronta reazione, ma è vero anche che veniamo da una partita giocata male, e questo insomma, bisogna vedere poi in campo come la squadra reagisce. Sicuramente non è la trasferta migliore dopo la partita di domenica, però è anche vero che, insomma, i nostri giocatori hanno tutte le qualità per tornare da Molfetta con 3 punti, che secondo me già in questa giornata potrebbero essere molto, molto importanti in chiave classifica. Chiudo facendo in bocca al lupo personale al tecnico che in questo momento è sulla partita di Modena, che è Tubertini, che è stato in un passato in Serie B1 anche allenatore della Sir. Bene, e noi chiudiamo con una battuta, anzi con un pronostico, perché domenica c'è Sir Monza, ma c'è anche un'altra partita che forse interessa sia Daniele che Simone, il derby fra Perugia e Ternana. Il pronostico di Simone e di Daniele. Allora inizio io, così metto subito in difficoltà Daniele. Sir Monza, 3 punti per noi, questo fate tutti gli scongiuri del caso. Ternana Perugia, io sarei per un salomonico 2-2.
2-2, vedi, ha accettato il suggerimento. Io dico 3-1 al Pale Evangelisti e 2-2 concordo, perché penso ci sarà spettacolo al Liberati. 2-2 con doppio vantaggio del Perugia e poi grande rimonta da magari. Ovviamente ci giochiamo, perché è questo il bello di questa, certo, di questa cosa. Bene, e noi, per noi è stato piacevole anche questa settimana raccontare, vivere lo sport, la grande pallavolo con i nostri ospiti, e speriamo sia stato piacevole anche per voi. Si chiude qui questo 19° appuntamento stagionale con Sottorete. Grazie naturalmente a Simone Camardese. Grazie, grazie Marco, grazie a tutti. E a Daniele Sborzacchi, nostro compagno di viaggio. Grazie a voi. Noi ci vediamo come sempre martedì prossimo intorno alle 22:30 su TEF Channel. Grazie per l'attenzione che ci avete dedicato e buon proseguimento di serata.